Beh ragazzi, ben ritrovati in un nuovo vlog. Oggi facciamo un giretto, ci teniamo un po' in forma, facciamo una piccola passeggiatina, senza star tanto a sforzarsi più di tanto, perché non è il mio caso. E oggi non è neanche bello il tempo, un po'. Quando sono uscito c'era un bel solicino. Poi sapete come esco io e mi metto in tenuta sportiva. Il meteo cambia automaticamente. Vabbè, niente, non aggiungo nient'altro e vi auguro buona visione. Questo è un vlog naturalmente, come ho già annunciato prima, quindi nell'arco della durata può capitare un po' di tutto. Quindi adesso ho iniziato a registrare non sapendo neanche che viene fuori. Come avrete capito, ci troviamo nel parco della Pineta di Montecatini. Sì, sono venuto qui perché volevo andare in un altro posto, come ho detto magari nelle storie di Instagram, però il tempo non è bello, quindi se poi cambia e viene giù un acquazzone, perché qua il tempo non è neanche tanto male, più che altro queste nuvole qua e queste qua sono un po' un casino se dovesse venire giù acqua. Vabbè, ci facciamo un giretto così tranquillo e poi vediamo. Questo non ho mai capito che struttura sia. Sembra una fontana, ma non ricordo neanche se l'ho mai vista in funzione. Non lo so. Ho avuto tempo di fare una diretta Facebook nel frattempo e continuare altre storielle su Instagram. Così ne approfitto sempre per ricordandovi che mi potete seguire anche su Instagram. Praticamente su Instagram, quando faccio cose belle, tipo avventure o escursioni, chi mi segue su Instagram sa già bene che faccio uno spoiler, in modo che poi quando nei giorni successivi arriva il video, poi lo annuncio sempre che se farò un video in occasione alla giornata che sto svolgendo. Poi arriviamo praticamente qui davanti al comune che è alle mie spalle, e invece qui davanti a me, come potete vedere, c'è un monumento che praticamente è in onore ai caduti per la patria, cioè questo qua. E io adesso me ne vado in questa direzione qui, vado, allora, quello là che vedete è il Grand Hotel La Pace, che noi ora andiamo in quella direzione lì, ci passiamo di fianco e andiamo verso, ecco qui come al solito lavori in corso, non mancano mai. Stavo dicendo che vado verso Piazza del Popolo. Ed eccoci qua giunti in Piazza del Popolo dopo una breve attraversata. Qui è una vita che non ci vengo. Davvero. Allora, qui c'è un. C'era, perché guardate, non c'è più niente. Questi sono tutti i fondi che c'erano dei negozi, non c'è più niente, tutti vuoti. Mamma mia, un po' di dispiacere mi viene, perché amo questa città, però com'è andata male, mamma mia. Allora, qui ci dovrebbe essere, sì,
Comunque questi non lo so se sono sempre aperti, però ecco, vedi, tipo quello vende, sì. Ma chi poi ci venga in questo posto lì? Poi è tutto nascosto. È un po' un casino. Allora, io cercavo il posto per salire le scale e per riprendere Piazza del Popolo dall'alto, che qui siamo proprio all'ingresso di Piazza del Popolo, dovrebbe essere qui, ecco, è qui, di qua, che da qui praticamente si sale e c'è una bella vista, solo che vedi la vista che non c'è nessuno. Un po' perché è presto, un po' perché oggi è fra settimana, però non c'è nessuno. Beh, a questo punto qui io riscendo e continuo il mio giro. Eccoci qua. Adesso mi trovo in zona stadio, quasi quasi mi faccio il mio consueto giro che va all'ippodromo, nel parcheggio quello grande, che avete già visto in altri video. Qui se amate il mercato, il giovedì qui da ormai non so quanti anni c'è il mercato, ogni giovedì qui zona stadio, mentre noi adesso andiamo dalla parte di qua, si attraversa la strada, adesso non c'è nessuno, non importa neanche arrivare sulle strisce. A parte il vento qui siamo nel piazzale dietro lo stadio. Allora ragazzi, qui un tempo c'era il vero Luna Park. Che spettacolo. Anni 80 e anni 90 c'era veramente un bel Luna Park qui. Poi altri ricordi, 2 anni fa qui uno veniva a farsi il tampone, in pratica là in fondo dove c'è quel camioncino qui. Però a me mi interessa poco perché io ora passo qui sotto e vado verso, c'è scritto mercato, non lo so, non capisco. Ah, forse quando hai aperto il cancello, non lo so. Comunque passo di qua e come per magia sono all'ingresso dell'ippodromo, soltanto che c'è qualcuno col cane sciorto e non è bene. E vabbè. Allora, siamo oltre 5 km, non male. Qui siamo, come potete vedere, l'ippodromo. Anche qui quando ero bimbetto ci venivo spesso con gli amici in bicicletta a divertirmi. Non so se l'ho detto in un vlog o in qualche storia di Instagram, boh, non mi ricordo. Comunque vabbè, qui proseguendo tutto a diritto questo tratto si arriva proprio all'ingresso, quello generale, e c'è anche il parcheggio, quello mega galattico, dove poi c'è anche il ponticino dove chi mi segue abitualmente su YouTube si ricorderà, l'ho fatto per andare dal carrozziere a riprendere la macchina, tra l'altro l'ho fatta anche al buio, quindi non è bello, tutto buio, a parte che uno dice ho paura del buio, ma tanto voglio dire, se te sei al buio dove non vedi niente,
è impossibile che ci sia qualcun altro lì che ci sta a fare al buio poi. Cioè, non c'è senso. Che bello l'ippodromo, ragazzi. Meno male che almeno questo regge, se no siamo proprio alla frutta. Oggi non ho portato neanche il supporto per smartphone, infatti mi comincio a sentire tirare un po' qui i nervi. Bello è bello, eh. Ogni 15 di agosto, ogni anno il 15 di agosto c'è il Gran Premio. E io ci sono venuto un paio di volte, ma ti parlo di più di 20 anni fa. È bello, eh? Bello, 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 è strapieno. Poi dopo, a fine evento, fanno i fuochi d'artificio. Che poi l'anno scorso io sono andato a vederli su a Monte Tiniarto pensando chissà cosa, che veniva un bello spettacolo. Invece, credetemi, io penso che se vieni qui, praticamente su questo argine, le vedi molto ma molto meglio, e ci viene anche un bel video, ma bello. Io non lo sapevo, dietro di me in lontananza sentite il treno. E vabbè, qui siamo quasi arrivati alla fine di questo vlog di oggi, che non è nient'altro che una camminata tranquilla. Era un po' che non facevo qualche vlog, che magari così facciamo due chiacchiere insieme, più che altro insieme. Io parlo e voi ascoltate e basta. Magari qualcuno può intervenire nei commenti. E niente, siamo quasi arrivati alla fine di questa camminatina di oggi. Siamo quasi a 6 km. Finché arrivo a casa saremo sui 7 circa. Eccoci giunti nel parcheggio, quello grande. Il ponte è là. Non so se lo vedete, il ponticino. E questo è il tratto, questo è quello che feci quella sera, e poi lo feci anche, mi sembra, il giorno dopo. Sì, lo feci il giorno dopo, che pioveva, tra l'altro avevo l'ombrello, vabbè, però mi bagnai lo stesso un po', dai polpacci in giù ti bagni, è logico. Via ragazzuoli, inutile che continuo a fare il video, tanto è un pezzo questo che conoscete già tutti, e quindi ne approfitto per salutarvi. Spero che vi ho tenuto compagnia, anche se non vi ho portato in posti straborgenti, però ho fatto un vlog dove potete vedere quello che ho fatto oggi. E niente, io vi saluto. Spero che questo mese di marzo, oppure i primi del mese prossimo, vanno a migliorare, perché voglio fare un bel trekking in montagna. E poi non so, c'è da fare dei test di roba, qualche gingillino tecnologico, vedremo. Vi saluto ragazzuoli, statemi bene, e se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale, tanto è gratis. Ciao a tutti!